Carissimi amici, un affettuoso saluto a tutti voi. Dopo il battesimo di Gesù, si dispiega nel quarto Vangelo la prima settimana di Gesù. Questa settimana, che inizia proprio con il battesimo, si conclude con le nozze di Cana, dove Gesù moltiplica, trasforma l'acqua in vino. Adesso siamo al giorno dopo il battesimo, quindi il secondo giorno della settimana. E il secondo giorno della settimana è caratterizzato dal coraggio martiriale della testimonianza del Battista nei confronti di Gesù. E Giovanni Battista definisce bene l'identità e la missione di Gesù, perché il giorno dopo, dice il quarto Vangelo al capitolo 1, vedendo venire Gesù verso di lui, quindi Gesù si presenta come il veniente, colui che sempre viene verso di noi, nonostante noi tante volte ci allontaniamo da lui. A noi dovrebbe competere l'impegno di un esodo verso di lui, e invece tante volte noi siamo dei fuggitivi, siamo degli allontananti, perché ci allontaniamo da lui pensando di allontanare Dio da noi. E invece Dio si presenta in Gesù come il veniente. Ed ecco allora l'avverbio ecco che ricorre tre volte. Ecco, ecco in ebraico in significa guarda e qui davanti a te. Dice l'Evangelista, infatti, riferendo le parole del Battista, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, ecco colui del quale io ho detto, cioè ho dato testimonianza. È un triplice ecco in me, guarda, è qui, perché in Gesù è tutta la Trinità presente dentro le pieghe della storia. In Gesù Dio il veniente si presenta come l'agnello di Dio. E qui c'è un'espressione bellissima, perché l'agnello di Dio è l'agnello che veniva immolato a Pasqua al Signore, e poi questo agnello veniva consumato a casa, in famiglia. Dunque l'agnello di Dio dice relazione con Dio, e proprio perché si vive questa relazione con Dio nell'offerta di sé, e dunque è come un esodo da sé per offrirsi a Dio, al Dio veniente, a noi che possiamo cambiare la società in famiglia, che possiamo tessere relazioni profonde, tanto da essere una famiglia di famiglie. E questo grazie all'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, cioè l'agnello di Dio che ha rimosso tutti gli errori, gli smarrimenti, i bersagli falliti della nostra esistenza. Penso che ciascuno di noi possa scrivere libri su libri di tutti gli errori che ha commesso nella propria esistenza, di tutte le volte che non ha saputo centrare il bersaglio della propria vita e dunque non ha saputo puntare
alla felicità duratura, non ha saputo puntare al cuore degli altri e al cuore di Dio, centrando il proprio cuore e orientandolo verso la vita per sempre. Eppure Gesù viene a togliere tutto questo peccato, tutti i nostri errori, tutti i nostri fallimenti. Ma l'Evangelista ci vuole presentare oggi il coraggio della testimonianza del Battista. E la sua è una testimonianza credibile, perché Giovanni è un uomo credibile, non è un parolaio del sacro, è un uomo che vive ciò che dice. E si parla qui proprio di martirio. Giovanni ha reso testimonianza, ha reso un martirio, e dice Giovanni per ben due volte: io ho visto. Il testimone è uno che ha visto, cioè ha vissuto quella esperienza contemplativa che fa cogliere il cuore dell'altro al di là di ogni apparenza. Io ho visto. E l'altro verbo che usa Giovanni: io non lo conoscevo, cioè prima non avevo nessuna relazione con lui, adesso io vivo questa relazione con lui, ed è una relazione di gratitudine, perché lui viene a me. Ecco, auguro a me e a ciascuno di voi di fare veramente esperienza di Dio, di saper vedere Dio, di saper ascoltare Dio, per passare dalla non conoscenza alla conoscenza, come dicevano i padri della Chiesa, notitia Dei cum amore, la conoscenza di Dio per via d'amore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.